www.siciliainformazioni.com. Irriverente. Autorevole. Immediato. www.siciliainformazioni.com. A casa tua, gratis. Ciò che ti serve in tempo reale. Sai tutto e subito. Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale. Buonasera, sono Paola Pottino, bentornato su MediTV. Siamo ancora qui nello stand del Padiglione Sicilia della Fiera di Verona, al Vinitaly, e sono qua in compagnia di un giovane produttore dell'azienda Maravino che ha avuto l'onore di ricevere ben due prestigiosi riconoscimenti, una medaglia d'oro per il Moscato di Noto e un altro premio del Can Grande 2009. Siamo qui e vediamo lui che sensazioni ha provato così giovane a ricevere questi prestigiosi premi. Ma noi le sensazioni sono sicuramente positive e speriamo di averne ancora altre oltre a queste. Sono grandi riconoscimenti non solo nei confronti della mia cantina, il mio staff, partite vignaiole, cantinieri, ma è un riconoscimento che valorizza tutto il territorio. È un territorio che sta rinascendo e inizia a dare i suoi frutti, soprattutto mirando alla produzione di qualità. Qualità che non manca nel nostro territorio siciliano, non per quanto riguarda solo la zona di Noto, ma per quanto riguarda tutta la nostra isola. Il Moscato è stato rivalutato. Sì, il Moscato è stato rivalutato, soprattutto il Moscato di Noto, che è un vino dolce di elevata qualità ed equilibrio, è una finezza che si riscontra soprattutto nel territorio di Noto. Troviamo anche ottimi moscati in Sicilia, anche a Siracusa, dobbiamo parlare anche dei moscati di Siracusa, come i fantastici passiti di Pantelleria. Noi abbiamo un potenziale in Sicilia grandissimo per quanto riguarda i vini dolci e non solo, ma sui vini dolci penso che nel mondo pochi ci possono eguagliare. Un'azienda così piccola eppure così energica, così vitale, e quando avete iniziato? Beh, tutto è iniziato nel 2002, un po' per gioco, per passione di fare un vino per gli amici, iniziò tutto così. Poi abbiamo deciso di investire su un'attività, soprattutto, ripeto, per valorizzare il territorio, perché investendo sul vino e su questo territorio riusciamo a dare un valore, un surplus alla nostra terra. Per un'azienda così giovane avere già questi premi è un ottimo cammino che si deve intraprendere e andare avanti per valorizzare il tutto. Programmi per il futuro? Programmi per il futuro, spero solo che la zona sia rivalutata e di aumentare la qualità e avere riconoscimenti non solo per quanto riguarda il Vinitaly ma anche nei mercati internazionali e non solo quelli italiani.